benvenuti. Tanto come ha fatto Luca questa mattina, io vi ringrazio per essere venuti nonostante scioperi, eventi sovrapposti, catastrofi, cavallette e cose varie. A Roma è sempre complicato. Io sono Michelangelo Betti e in parte che coordino le attività di marketing. Ho un background tecnico, perciò cercherò di non tediarvi per mezz'ora con racconti commerciali e roba del genere. Magari qualcosina concedetemela, ecco. Oggi vi parlerò delle soluzioni native di alta disponibilità in MySQL. Qualcuno di voi più attenti si ricorderanno che questo argomento l'abbiamo già trattato nel 2015. Quindi perché abbiamo deciso di ritornare alla carica con lo stesso argomento? Non per pigrizia, ma perché in questi due anni sono successe diverse cose. La prima è che sempre più clienti hanno iniziato a usare MySQL in ambienti anche mission critical e di conseguenza sono aumentate esponenzialmente le richieste di supporto su configurazioni particolarmente complesse. In più, nel corso degli ultimi due anni, il team di MySQL ha rilasciato una serie di funzionalità che hanno modificato sensibilmente il contesto. Quindi valeva la pena ricominciare a parlare di questo argomento. Vi racconto rapidamente che parte, anche se vedo diverse facce conosciute, diversi nostri clienti in sala, questo mi fa molto piacere. Parte che è un software infrastructure system integrator che ormai da 15 anni opera con un'offerta variegata che include prodotti, soluzioni e servizi che vanno dalla business intelligence all'infrastruttura IT, alle soluzioni verticali per il mercato finance. Ci distinguiamo sul mercato per la proposizione di servizi professionali altamente qualificati, siamo abituati a progettare delle soluzioni innovative di integrazione anche di tecnologie open source. Nel nostro DNA c'è il rispetto degli standard, quindi cerchiamo di evitare sempre il vendor lock-in in tutte le maniere possibili e siamo degli evangelizzatori per quanto riguarda le tecnologie open source. Difatti MySQL, anche se esiste la versione commerciale che noi supportiamo e con gli amici di Oracle siamo sempre a braccetto da questo punto di vista, siamo assolutamente tifosi dalle versioni comunitarie e tutto ciò che gira intorno al mondo open source. La nostra relazione con Oracle ha delle radici lontane. Noi, l'attuale business unit di Roma, che si chiamava Babel, è nata alla fine degli anni 90 come braccio armato di Sun Microsystem. Il rapporto è proseguito anche dopo l'acquisizione di Sun da parte di Oracle e anche le nostre competenze sono cambiate nel corso del tempo. Ci siamo evoluti da una competenza tipicamente incentrata sul mondo Solaris, ci siamo convertiti anche in qualche modo su ciò che sono le competenze sul database e attualmente siamo Oracle Gold Partner con la specializzazione su MySQL. E siamo stati recentemente abilitati anche alla rivendita e all'integrazione delle soluzioni cloud di cui vi ha parlato Marco poco fa. Quindi riusciamo a coprire a 360 gradi il mondo database Oracle, quindi Oracle database tradizionale, MySQL on-premise e MySQL in cloud, quindi tutta la filiera. In questa slide potete vedere rapidamente una panoramica dei nostri principali clienti, non sono tutti ma sono i principali. Come vedete possiamo vantare grandi presenze sui mercati telco, finance e diverse collaborazioni con il large system integrator. Ma non solo, perché vedete i nomi, abbiamo anche alcuni clienti nel mercato della pubblica amministrazione e della sanità. Per spingervi a adottare MySQL Enterprise e possibilmente innamorarvi, come abbiamo fatto anche noi, abbiamo costruito tre pacchetti che possano supportarvi in ogni fase del processo di adozione. Il primo è dedicato alle aziende che devono ancora adottare l'Enterprise Edition e quindi hanno bisogno sia delle licenze che dei servizi per poter tirare su un ambiente più o meno complesso. Il secondo invece è dedicato alle aziende che utilizzano la versione comunitaria oppure provengono da piattaforme alternative e quindi hanno bisogno di acquisire anche le competenze per poter fare un complesso progetto di migrazione. Il terzo pacchetto è invece dedicato a chi ha già adottato la tecnologia, magari non la sta usando in maniera estensiva, vuole espandere questo dominio e vuole cogliere anche l'occasione di fare formazione, ad esempio del proprio team di database administrator. Tutto questo da quest'anno vale per l'on-premise ma vale anche per il cloud, come vi ho anticipato. Quindi sia che abbiate una grossa installazione, come diceva Marco, volete tenere in casa, sia state predisponendo ambienti di sviluppo e di collaudo da portare nel cloud, possiamo coprire tutta la filiera. Veniamo all'argomento principe di oggi, l'alta disponibilità, che è uno degli argomenti più
datati forse, più triti e ritriti del mondo dell'IT, ma è anche uno di quelli che a volte non è affrontato nel modo giusto. Intanto vorrei fare veramente un ripartire dalle basi per usare la stessa terminologia. Qualcuno di voi mi sa dire una definizione di disponibilità? C'è qualche coraggioso che si lancia in questa avventura? Ve lo dico io, affidiamoci a Wikipedia, anzi, che tutto sa. La disponibilità misura l'attitudine di un sistema a svolgere una determinata funzione in un determinato momento, intervallo di tempo, istante, quello che volete. In termini puramente matematici, è il rapporto tra il tempo effettivo di operatività e il tempo totale a disposizione. E per questo tipicamente si misura, si rappresenta con un valore percentuale, che va da 0 a 100. Ok? Pensiamo un po' da utenti, cosa accade quando un servizio importante è down? Pensiamo quando andiamo a ritirare dei contanti al bancomat, oppure quando andiamo a fare un acquisto su Amazon, o ancora andiamo a sfogliare la nostra libreria Netflix, visto che è un cliente Oracle, e non riusciamo a vedere qualcosa. Lato cliente è sicuramente frustrante. Ma pensiamo cosa accade lato azienda, visto che ognuno di voi lavora presso un'azienda che affronta questi problemi quotidianamente. Sicuramente affronteremo delle perdite finanziarie dirette. Se abbiamo un sito di e-commerce, ogni minuto di downtime rappresenta svariate migliaia di euro che vengono bruciate. Ci sono anche perdite finanziarie a lungo termine, perché un cliente insoddisfatto presto o tardi non rinnoverà i servizi. C'è un danno alla reputazione, che pur essendo difficile da calcolare alle volte, ha sicuramente un impatto sul fatturato dell'azienda. L'insoddisfazione della clientela è quell'elemento che andrà a incrementare il tasso di abbandono, perciò quello che succederà è che perderemo dei clienti a favore di qualcun altro. Se la nostra azienda è quotata in borsa avremo delle fluttuazioni del titolo, anche importanti. Pensate a quando ci sono dei disservizi gravi su WhatsApp o su Facebook, quanto questa cosa possa influire sul valore in borsa. Infine, se siamo sicuri che il successo del nostro servizio e o della nostra azienda dipenda dalla disponibilità di questa piattaforma, di questo servizio stesso, un disservizio rappresenta una via verso l'insuccesso. Quindi anche questo è un elemento da non trascurare. Prima di capire come possiamo andare a limitare un disservizio, per non dire evitarlo del tutto, dobbiamo capire quali sono gli elementi che determinano il disservizio. Sicuramente l'ambiente operativo è uno di questi. L'ambiente operativo possiamo tradurlo facilmente nella qualità delle facilities, quindi il data center stesso, l'alimentazione, il raffreddamento e quant'altro. Il secondo è rappresentato dallo stack hardware, quindi server, storage, rete e tutti gli elementi che avete acquistato dai vendor di hardware. Lo stack applicativo, che va dal sistema operativo scelto fino all'applicazione che avete sviluppato voi stessi o che avete fatto sviluppare da un vostro fornitore. L'accesso ai dati, che è rappresentato sia come disponibilità immediata di accesso ma anche come integrità dei dati, è un elemento fondamentale, perché avere tutti i sistemi up and running ma avere un accesso ai dati lento oppure avere dei dati corrotti blocca, vanifica tutto quanto. Infine ci sono i miei due preferiti, che sono quelli che hanno poco a che vedere con la tecnologia. I processi aziendali, che determinano chi fa cosa, come, perché e quando, e il personale coinvolto che deve rispettare questi processi. Secondo voi, tra tutti questi elementi, qual è quello che è la maggior causa dei disservizi? Esattamente, è l'uomo. Ed è fantastico l'uomo, perché lo fa in due modi diversi questo errore. Lo fa progettando processi sballati ed eseguendoli male. Questo cosa vuol dire? Che in un caso su cinque il vostro disservizio non sarà legato alla tecnologia, perciò potete applicare le migliori tecnologie del mondo, ma non vi salveranno in tutti i casi. Ovviamente questo concetto è tagliato un po' con l'accetta, perché poi molte tecnologie limitano l'impatto degli eventuali errori umani o li annullano del tutto. Ed è pure vero che con un'adeguata formazione, con un'adeguata progettazione dei processi possiamo andare a abbattere drasticamente questo 80%. Quello che è vero è nella progettazione di una piattaforma in alta disponibilità è che bisogna valutare insieme le esigenze. La prima verità assoluta è che non tutti i sistemi, non tutti i servizi hanno bisogno di dell'alta disponibilità. Probabilmente se abbiamo un sito di e-commerce, siamo un'assicurazione, una banca, dobbiamo avere i servizi sempre disponibili. Per il blog aziendale probabilmente non è necessario avere chissà quale piattaforma sottostante.
L'altro aspetto riguarda i service level agreement, cioè ognuno di noi quando progetta un servizio sa quali sono gli SLA che dobbiamo rispettare. E sicuramente i due fattori che determinano il costo anche della soluzione che dobbiamo implementare sono l'RTO, quindi quanto tempo di servizio posso sopportare, e l'RPO, che in parole povere è quanti dati potrei perdere prima di avere una catastrofe. Questi due impattano sicuramente sul budget, quindi è inutile pensare di progettare piattaforme fantascientifiche se poi non abbiamo i soldi per realizzarle. La terza verità assoluta è che non c'è una soluzione giusta o sbagliata. Mi è capitato con diversi clienti, con diverse persone, di confrontarmi sul fatto che dicevano: ah, questa qua non va sicuramente bene alle mie esigenze e voglio sicuramente il top di gamma. Ma alla fine della fiera non gli serviva, per quello che dovevano fare gli sarebbe bastato un decimo della soluzione, e quindi si erano accollati tutte le difficoltà di una piattaforma molto articolata, molto complessa, quando non ne avevano bisogno. Poco fa vi ho parlato dei famosi 5-9, vediamoli rappresentati su questa barra. Ogni 9 rappresenta un tempo massimo di disservizio nell'arco temporale dell'anno. Come vedete, al quinto 9 abbiamo 5 minuti e mezzo circa in un anno, diviso 12 mesi fa 30 secondi su per giù. Significa che il vostro team di operation ha il tempo di fare uno sternuto in un mese e basta, non può fare più nessun'altra attività. A ogni 9 corrisponde un costo e una complessità differente. Per quello vi dicevo, dobbiamo stare attenti alle esigenze, perché rischiamo di sparare con un razzo a degli uccellini, a dei moscerini, è un errore. Posizioniamo le varie soluzioni offerte con MySQL su questa barra. Abbiamo al primo decimale la replica classica master-slave, ok? Quindi abbiamo un master che replica i propri dati su uno più slave. Al secondo decimale abbiamo i classici cluster active-passive, quelli che non vi racconterò come soluzione nativa perché molto spesso includono tecnologie di terze parti. Questo significa che appunto non è del tutto nativa. Quella si realizza con Windows Cluster, con Solaris Cluster, con soluzioni di virtualizzazione e quant'altro. Si potrebbe addirittura fare un mix di replica e clustering tradizionale, ma sono piattaforme sempre più esotiche a quel punto. Alla fine abbiamo i cluster attivi-attivi di tipo Shared Nothing, cioè senza un elemento conteso tra più sistemi, che fino ad ora erano gestiti soltanto come SQL Cluster, che è una soluzione che poi vi racconterò. Ad oggi c'è anche la Group Replication, di cui probabilmente va già accennato anche Marco. Tre cose bisogna tenere assolutamente in mente quando andiamo a pensare a questi 5-9. Che l'uptime non corrisponde alla disponibilità. Potremmo rimanere ingannati dai nostri sistemi di monitoraggio che ci dicono che tutti i sistemi sono operativi, ma in realtà l'utente sta percependo un disservizio. Perché? Per qualunque motivo che non è ben monitorato, ok? Se causa un disservizio, la manutenzione programmata va assolutamente calcolata. A un utente che non riesce a fare l'acquisto su Amazon, poco importa se in quel momento c'è un fault grave di piattaforma o se gli amministratori stanno aggiornando il sistema operativo. È indifferente, ho causato un disservizio. E inoltre, per concludere, se avete definito degli SLA che prevedono che il vostro sito risponda, la vostra applicazione risponda entro 5 secondi e andate fuori SLA, quindi sta iniziando a rispondere dopo 15 secondi, anche questo è da considerare un disservizio. Non ci si può nascondere dietro un dito. Quando l'utente non riceve il servizio con le prestazioni previste, quello è disservizio. Che sia bloccato del tutto, sia solo molto lento, è indifferente. Andiamo a vedere rapidamente quali sono come funzionano queste tre soluzioni di cui vi ho parlato. Partiamo dalla replica di database. È la cosa più classica che tutti conoscono e che si applica sia alla versione comunitaria che all'Enterprise Edition, e funziona su Windows, su Solaris, su Mac, su Linux, su tutte le piattaforme supportate. Come funziona? Di fatto è molto semplice. I dati presenti sul server master vengono copiati su uno più slave. Vediamolo in uno schema un po' più semplice. Quando la nostra applicazione scrive i dati sul database, passa attraverso il session thread. Questo manda i dati sia allo storage engine locale che al binary log. Un thread che si chiama dump thread prende i dati presenti nel binary log e li copia via rete a uno o più slave configurati su quello che è l'equivalente del binary log, il relay log. Un thread sugli slave replica questi dati sullo storage engine locale.
Notate che questa cosa qua si può fare in vari modi, ci possono essere repliche asincrone, semisincrone e sincrone, ognuna con i suoi pro e contro. Vediamo dopo rapidamente come funziona. Pensare che la replica serva soltanto per fare un backup dei dati è abbastanza limitativo. Quello che possiamo fare è fare scale out. Questa è una classica applicazione, abbiamo i nostri application server che usano backend, un database di backend per scrivere e leggere. Su questo applico la replica, su un pool di slave, e la cosa più intelligente e immediata che posso fare è disaccoppiare le letture dalle scritture. Perché? Perché tipicamente nel mondo web sono molte di più le letture che le scritture. E soprattutto in questo modo abbiamo aumentato la potenza di fuoco. Il limite di questa soluzione qua è che l'applicazione dovrebbe conoscere cosa c'è sotto, perché sapere su chi scrivere, su chi leggere ed eventualmente gestire anche il failover quando vada a eleggere un nuovo master perché il primario è caduto, è una cosa che l'applicazione deve sapere. Quindi molto bello, ma bisogna avere un minimo di finezza poi nel gestirla. MySQL Cluster, come vi dicevo, era l'alternativa migliore per fare dei cluster attivi di tipo Share Nothing. È un'architettura un pochino più articolata rispetto a quella che abbiamo visto prima. Si basa su tre tipologie di nodi. Abbiamo i nostri clienti che si connettono agli application nodes, che di fatto espongono gli accessi protocollari tipo il classico TCP, quindi SQL, gli accessi di tipo NoSQL per Node.js e Memcache, e anche accessi API RESTful, ok? Questi nodi si connettono al data layer, che è rappresentato da un insieme di data nodes. Ognuno di questi è indipendente e contiene una quota parte dei dati, gli shard. Andremo a capire dopo cosa sono gli shard. Al di sotto di tutta questa architettura abbiamo i management nodes, che si occupano di fare arbitration fondamentalmente e andare a gestire tutto ciò che è anche lo spostamento di dati e la gestione del failover e quant'altro. È una soluzione che nasce per scalare, infatti utilizzata in ambienti veramente grossi, non usano la replica master slave, usano questa. È di tipo multimaster, quindi non abbiamo più il problema del disaccoppiamento tra letture e scritture. C'è lo sharding. Che cos'è lo sharding? È l'equivalente del table partitioning, però multiserver. Quindi quota parte dei dati è splittato su più server. Ovviamente questi shard sono replicati per evitare che il fault di un singolo nodo vada a compromettere completamente quel set di dati. Si tratta di nodi indipendenti, non ci sono risorse contese, non c'è un disco di quorum tra di loro che viene conteso. E soprattutto supporta cose come la replica geografica e il multisite clustering, quindi si presta bene con piattaforme distribuite particolarmente corpose. Come vi dicevo prima, nel grafico ha una disponibilità 5.9. Perché questo? Perché intanto non ha nessun single point of failure e soprattutto consente di fare una serie di operazioni a caldo che possono essere l'aggiunta, la rimozione di un nodo, l'upgrade in place e tutta una serie di altre attività che consentono di limitare i rischi anche da errore umano, come dicevo. Ok? Supporta sia SQL che NoSQL e altro elemento interessante è che richiede hardware commodity, che non vuol dire hardware di riciclo, mondezza che abbiamo nei magazzini. Significa hardware x86 standard che possiamo acquisire da qualunque vendor, non richiede server particolarmente complessi e costosi. Quindi facciamo un rapido recap. Quali sono le alternative native che abbiamo per l'HA? Abbiamo detto che le repliche tradizionali sono bellissime, le conosciamo tutti, ma hanno i loro limiti. Si fermano al primo decimale, scalano bene sulle letture ma meno sulle scritture. Nel caso della replica asincrona, possiamo incappare facilmente in una inconsistenza di dati. Cosa vuol dire replica asincrona? Che il master fornisce l'HAC della transazione prima ancora di aver spedito i dati allo slave. Perciò se si crea un problema in quel passaggio, avremo un disallineamento di dati tra master e slave. Questa cosa può essere parzialmente ridotta con le repliche semisincrone, in cui abbiamo un hack solo che almeno uno degli slave ha ricevuto i dati, e con quelle sincrone che però ha solo MySQL cluster. Quindi anche in ambienti altamente transazionali possiamo introdurre della latenza, quindi la cosa inizia a diventare rischiosa di solito. Ok? La seconda opzione è quella più datata e gettonata fino adesso, che è quella dei cluster attivi passivi, che hanno diversi difetti, cioè sono molto utili in certi casi, si fermano al secondo decimale, hanno la caratteristica che non sfruttano tutto l'hardware, perché appunto magari c'è un server dormiente
E poi ci sono i vari single point of failure, perché ci sono gli oggetti condivisi in alcuni casi, non sempre, ma ci sono. L'alternativa più avanzata fino adesso è sempre stata MySQL Cluster, che raggiunge il 5-9, ma non è una soluzione general purpose adatta a tutti, perché usa MDB Cluster anziché InnoDB o MyISAM, per chi ancora lo usa, spero di no. E tipicamente richiede quindi che l'applicazione sia in grado di usarlo e che anche i DBA abbiano le competenze per gestirlo. Perciò, se io avessi bisogno di una soluzione di alta affidabilità multi-master e volessi o non avessi alternative che usare InnoDB, cosa potevo fare fino ad oggi? Fino ad oggi non c'erano molte alternative, c'erano le repliche circolari che erano una brutta bestia per molti. Ad oggi c'è la group replication, che è praticamente la nuova modalità di replica nativa che eredita tutta una serie di feature tipiche di MySQL Cluster, quindi è multi-master, è di tipo share and nothing, e consente di fare tutta una serie di operazioni online che riducono anche i rischi connessi all'errore umano. Di fatto il failover non richiede interventi manuali, perciò risponde anche a quel problema delle repliche master-slave col disaccoppiamento delle scritture e delle letture. Non mi devo più preoccupare di modificare la configurazione dell'applicazione o gestire questo failover, perché lo fa in automatico il sistema. E, come vi dicevo, come MySQL Cluster consente di fare riconfigurazioni a caldo, quasi tutte le operazioni anche da riga di comando molto banali, ed è già disponibile per tutte le piattaforme supportate da MySQL, Windows, Mac, Linux, Solaris e così via. Gestisce automaticamente i conflitti, quindi se, essendo multi-master, io posso scrivere eventualmente la stessa informazione su due nodi diversi, il sistema si preoccuperà di gestire il conflitto, cosa che invece non è assolutamente scontata se faccio una replica circolare, ad esempio. E può integrarsi con la replica tradizionale, vedremo come. Vediamo rapidamente come è fatta l'architettura. È banalissima. Abbiamo i nostri client che si collegano agli application server sui quali risiede la nostra applicazione, e in più c'è questo oggettino, il router. Vi spiegherò dopo che cos'è. Queste macchine si connettono attraverso il router a un gruppo di replica, che altro non è che un insieme dispari, 3, 5, 7 o 9 server, che sono tutti indipendenti tra di loro e funzionano concettualmente come le repliche, quelle master-slave, ma qua sono tutti multi-master, ok? Vediamo i casi d'uso. Questo è esattamente come quello che vi ho detto poco fa. Abbiamo un singolo data center e la nostra batteria di application server che parla con un pool di nodi in replica. Ma possiamo fare anche delle cose molto più sfiziose. Guardate questa, ad esempio. Abbiamo l'equivalente di due data center uguali a questo, ognuno indipendente, e tra questi sono collegati in replica asincrona. Ho scelto la replica asincrona semplicemente perché magari su una connessione geografica potrebbe essere complicato o sconveniente fare repliche di tipo diverso. Però questo potrebbe essere il data center attivo e questo qua è quello dormiente, quindi il classico sito di disaster recovery. In base alla capacità elaborativa, alla rete che abbiamo e anche alla complessità, alle esigenze che abbiamo, possiamo pensare anche a qualcosa di un pochino più articolato. Potrebbe essere un active-active anziché un active-passive, un multi-data center. Questo va visto caso per caso. Questo però cosa deve farvi capire? Che MySQL, ma se siete qua l'avete già capito probabilmente, non è un oggetto da smanettoni, non è un giocattolo da laboratorio. Con questo oggetto si possono fare cose molto complesse, che in un tempo molti pensavano si potessero fare soltanto con soluzioni più blasonate e magari costose. Ricordatevi sempre che tantissimi servizi che usate quotidianamente, ve l'hanno detto Luca e Marco, pensate a Netflix, pensate a Facebook, che sicuramente usate tutti i giorni, girano su MySQL. Qualcosa vorrà dire. Vi ho parlato del router poco fa. Che cos'è il router? Qualcuno di voi ha già avuto modo di provarlo? Lo conosce già? Buono. È uno strato middleware, è un'applicazione che serve ad astrarre alle applicazioni la topologia sottostante, ok? Come funziona? È molto semplice, si installa come una comune applicazione sul nostro application server, ok? E questo è in arancione. Lo configuriamo o da linea di comando o da file di configurazione, gli diciamo: tu rispondi a questo indirizzo IP su questa porta e devi fare riferimento a questo cluster. Il cluster è questo qua sotto, come vedete è sempre il numero dispari, è rappresentato da questi tre nodi.
Dopodiché diciamo alla nostra applicazione, molto banalmente, che anziché puntare all'IP di questi qua, deve puntare all'IP del router. Quindi l'applicazione, che potrebbe essere un banale WordPress, un CMS come Joomla, oppure potrebbe essere qualcosa di molto più complesso, deve puntare un'IP in una porta con username e password. Niente di più. Quindi non c'è un problema di compatibilità con l'applicazione sovrastante. Lei non sa che sotto c'è un'architettura di questo tipo. È ininfluente. Le principali funzionalità del router che potete installare anche sulla replica tradizionale, notate bene, sono il failover delle connessioni, quindi vi aiuta a superare anche i limiti della replica master slave, il load balancing delle connessioni per evitare che uno di questi nodi sia sovraccarico e gli altri non stiano facendo nulla, e in più ha un'architettura di tipo pluggable, che vuol dire che potreste sviluppare dei plugin da agganciare al router per estenderne le funzionalità. Il router è uscito abbastanza di recente, quindi magari in questo momento non è ancora chiaro cosa ci si potrebbe fare, ma il fatto di poterlo fare potrebbe aprire degli scenari interessanti in futuro. Tutti voi mi direte che ogni volta che si aggiunge uno strato software alla nostra architettura, in genere si potrebbe avere un impatto sulle prestazioni. I test di laboratorio ci dicono che l'overhead è inferiore all'1%. Secondo me è sopportabile, soprattutto perché io sono convinto che se andiamo ad analizzare le applicazioni che abbiamo sviluppato, che ci hanno sviluppato, che abbiamo preso dal mercato, ci sono sicuramente molte più inefficienze di quelle generate da questo 1%. Per non parlare magari di indici e chiavi fatte male all'interno del database. La novità di cui va già parlato anche Marco è il NodeDB Cluster. Che cos'è il NodeDB Cluster? Qualcuno l'ha già provato, l'ha scaricato? Nessuno di voi? Un oggetto inedito, molto bene. Intanto non è una nuova modalità di replica o di alta affidabilità, e non confondetelo con NDB Cluster. Come al solito siamo riusciti a incasinarvi la vita, a confondervi le idee. Allora, siamo bravissimi in questo, ci sta proprio bene bene bene. È una suite che include tre oggetti. Quindi racchiude sotto questo nome tre oggetti: la Group Replication, che abbiamo visto, il MySQL Router e la nuovissima MySQL Shell, che è la versione 1.0, quindi è ancora un oggetto che deve maturare, ma offre già delle funzionalità interessanti. L'obiettivo di questo nuovo oggetto che vi confonde le idee è semplificare le attività amministrative e non solo nel primo setup e nella gestione ordinaria delle vostre architetture in replica, ok? La cosa interessante è che è disponibile al pubblico già da aprile. Potete già scaricarlo e provarlo nell'intimità della vostra cameretta. Okay? Quando io dico che un oggetto è semplice da usare ed è veloce, non è che sono il primo a dirlo, lo dicono sempre tutti e ogni volta si traduce in nulla. Vediamo in quattro semplici passi cosa vuol dire. Immaginiamo che il nostro team di DBA abbia ricevuto la classica richiesta che gli illumina la giornata. Gli sviluppatori gli hanno chiesto di realizzare a tempo zero un'infrastruttura in replica, attiva, e la vogliono per ieri sera, ok? Questa è di quelle cose che cementa le amicizie, che aiuta a veramente a far felici i nostri DBA. Fino adesso, diciamo, magari creiamo un pizzico d'attrito. Vediamo cosa succede oggi. Il nostro DBA apre la MySQL Shell e lancia questi tre comandi per deployare le istanze di MySQL sui nodi che devono essere replicati. Andiamo a creare un nuovo cluster in NodeDB, cioè andiamo a creare la nuova group replication. Aggiungiamo un MySQL router, ovviamente tutti questi oggetti devono essere già stati installati come pacchetti RPM, Debian, quello che vi pare sulle vostre macchine, qui li stiamo configurando. Quindi andiamo a configurare un nuovo router e gli diciamo, come abbiamo detto prima, a che IP deve rispondere e a che gruppo deve rispondere, ok? Quindi a che IP deve rispondere e a che gruppo deve rivolgersi, scusate. Verificare lo stato. Sono una dozzina di righe da linea di comando. Abbiamo fatto tutta l'architettura, 3, 5, qua in quale caso specifico erano 3 nodi, ok? Abbiamo creato una group replication a 3 nodi con il router tutto configurato, pronto all'uso, utilizzabile dalla nostra applicazione. Se sono riuscito a raccontarvela io, che non sono propriamente un tecnico come Marco o Mirko, che vedrete dopo, vuol dire che questa roba qua non è poi così complessa e può veramente aiutare a migliorare la qualità del lavoro dei nostri tecnici. Ovviamente, come vi dicevo, è appena uscito, quindi l'oggetto deve ancora crescere e maturare, ma inizia già a dare le prime soddisfazioni. Nel pomeriggio Mirko vi farà vedere un po' meglio come funziona.
In questa tabella, che vi lascio solo come reference, non la starò a commentare per carità, vi ho riassunto le tre tipologie di replica e di funzionalità di alta affidabilità di cui vi ho parlato. La cosa interessante da dire, piuttosto che commentarla, è che sono tutte interamente supportate da Oracle. Quindi nel caso voi la andiate a implementare, avete single vendor support. Non dovete rivolgervi a Microsoft per il Windows Cluster, a Oracle per il database, a F5 per il load balancing delle connessioni e quello che vi pare, ok? Il tempo a mia disposizione è terminato. Vi auguro buon pranzo e grazie ancora per l'attenzione.